La triplice evasione del 27 ottobre scorso, la punta di un iceberg, l'ultimo eclatante episodio di cronaca che ha investito il carcere romano di Rebibbia, nel quale, sottolineano i sindacati che rappresentano gli agenti di polizia penitenziaria e che a partire da domani hanno indetto uno stato di agitazione, i rischi e i disagi sono quotidiani dal punto di vista dell'organizzazione, del lavoro e dell'assenza della politica dalla vita di chi tutti i giorni opera all'interno delle carceri. Sono stati presi dei provvedimenti da parte dell'amministrazione verso il personale di polizia penitenziaria, riscontrando soltanto delle responsabilità soggettive alla criticità dell'evasione. Ma in realtà noi chiediamo e stiamo cercando di far comprendere che le evasioni ed altri eventi critici in questo momento, in questo istituto, si possono verificare in qualsiasi momento, perché ci sono delle chiarissime invece responsabilità oggettive da parte dell'amministrazione, da parte di chi dirige e di chi coordina, rispetto all'organizzazione stessa dell'attività della polizia penitenziaria. Noi ormai da oltre 10 anni abbiamo perso la gestione totale della situazione interna di penitenziari, a partire proprio dalle Bibbie allo complesso. Questo è dovuto a delle scelte ben chiare politiche dell'amministrazione penitenziaria, dei ministri che si sono succeduti fino ad oggi, degli stessi governi che hanno assunto diversi impegni rispetto a quello che doveva essere l'ordinamento penitenziario e il regolamento di esecuzione della pena. Un problema che riguarda tutta Italia, dicono i sindacati, 54.000 detenuti, non più di 32.000 gli agenti da distribuire tra i vari servizi, piantonamenti e traduzioni, ad esempio, oltre alle ordinarie attività di gestione e controllo della popolazione carceraria. Solo a Rebibbia mancano 250 unità, 35% in meno di risorse del dovuto, e manca la sicurezza per gli operatori. Recentemente nel penitenziario, ed è solo l'ultimo esempio, sono stati trovati arnesi atti ad offendere la persona. Anche per questo dunque sono stati proclamati unitariamente 3 giorni di astensione dalla mensa e convocata un'assemblea pubblica con interruzione delle relazioni sindacali, riaccendere i riflettori sulle falle numeriche e organizzative del sistema di sicurezza carcerario. Siamo in stato di agitazione, abbiamo interrotto le relazioni sindacali appunto perché vi è la necessità urgente di rappresentare quanto sia necessaria la sicurezza agli interni degli istituti penitenziari ed oggi in particolare a Rebibbia. Perché senza di questo non si fa trattamento. Oggi l'amministrazione chiede enormi sacrifici a quelle poche unità che sono ancora in servizio, chiede ai cinquantenni di fare notti e sentinelle al freddo, chiede a colleghi 12, 13, 15 ore di lavoro continuative, e questo noi non lo possiamo più accettare.